Buon salve, bentornati su NerdTV 80, il canale che si occupa dei videogiochi della Rockstar, ma non solo. Bene, questo video si occupa del nuovo aggiornamento che c'è stato per Red Dead Redemption 2 Online, ossia una nuova fonte di impiego. Non è che la sto chiamando io così, ma si chiama proprio così, una nuova fonte di impiego. Che cosa sono questa nuova fonte di impiego? Sono, allora, come dice lo spieghino della Rockstar, sono tre nuove missioni in solitaria ora disponibili. Fornite da un misterioso individuo, Jay, le missioni Una nuova fonte di impiego sono dedicate a chi è pronto a cimentarsi in imprese pericolose in cambio di denaro. Ogni missione include tre livelli di difficoltà e vincere diventa più difficile a ogni tentativo. Per avviare la missione, visita un ufficio postale o la cassetta di sicurezza dell'accampamento. Bene, quindi praticamente queste missioni sono da svolgere in solitaria. Quindi cosa vuol dire? Che non si possono fare in compagnia di altri membri della posse, ma quindi da solo. Nel video vi farò vedere una di queste missioni. Per il momento sono tre disponibili. Probabilmente ne faranno uscire a cadenza settimanale, come fanno gli aggiornamenti e gli sconti. Ve ne farò vedere una, che ho deciso di scegliere quella di andare a rubare l'arabo bianco, che mi sembrava quella un po' più complicata, e infatti così è stato. Non posso far altro che farvi gustare il video, vedere il nuovo aggiornamento in cosa consiste. Vi ricordo di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Date un'occhiata al canale, magari trovate qualcosa che vi interessa, oltre ai videogiochi della Rockstar. Bene, per oggi è tutto, un saluto e ciao!
On him. Well done. All right, well, all the best now. I'll see you next time.